a tutti, bentornati sul mio canale, eccomi qui tornata di nuovo con questo video. È da molto tempo che non registro uno, saranno passati 2 mesi da quando ho registrato l'ultimo video degli acquisti natalizi per la casa e da quel giorno non ho più registrato nulla perché non lo so, mi sono persa, non lo so, non mi so dare una spiegazione anch'io perché ho mollato così tanto tempo. Comunque sono tornata perché sono passata da IKEA e ho comprato alcuni cosettini, non vedevo l'ora di farvelo vedere, così sistemavo. Vabbè, alcune cose le ho già sistemate, altre cose no. E quindi vi volevo fare vedere prima di sistemare tutto del bene. Allora, inizio subito e non mi perdo in chiacchiere. Ho comprato dall'IKEA queste cose di cui che vi faccio vedere per prima, le ho già comprate, le ho già sistemate anche, perché ho comprato 15 giorni fa, credo, non mi ricordo, e come sabato sono passata, no sabato, venerdì sono passata di nuovo all'IKEA, volevo fare insieme e allora ho detto vi faccio vedere tutto quello che ho comprato in IKEA in questi ultimi giorni. E niente, la prima cosa sono questi barattolini porta spezie d'IKEA, che sono 4 e sono carinissimi perché li puoi mettere sia fatto così oppure così oppure così. Sono in vetro con il tappo in plastica, mi piacciono molto perché li voglio mettere in cucina così, tutti e 4 sono bellissimi. E niente, questi sono costati 2,50 euro, se non mi sbaglio, sì, credo di sì, 2,50 euro. Poi ho acquistato anche il meraviglioso tappetino, questo di qua è semplice, è il che è meno peluccioso, però è sempre peluccioso, perché l'altro costa 40 euro, questo l'ho pagato 10 euro, questo di qua è più o meno, cioè, grande, e lo voglio per metterlo nel divano, nella parte dove c'è, diciamo, lì solotto. E questo di qua è bianco tipo beige. Non mi bastano le mani per farlo vedere. Comunque questo di qua è bellissimo. Questo l'ho già lavato e già sistemato, ho anche sporcato un po' di rossetto, vabbè. E questo lo voglio mettere nel divano appoggiato lì. Poi ho acquistato questo tagliere che volevo, lo desideravo da molto tempo, però non lo so per che motivo non riuscivo ad andare all'IKEA, oppure quando andavo me lo dimenticavo, e quindi questa volta che sono andata l'ho presa. Questo è grandissimo. Ha anche il gancetto qui per sistemarlo in cucina e lasciarlo fermo. È grande, mi piace molto. E questo di qui l'ho pagato 13 euro. L'ho voluto perché così lo mettevo in una parte dell'isolotto dove ho quasi botto, così almeno rimane più carino. Non lo so, mi è piaciuto molto, quindi lo desideravo e lo volevo e finalmente l'ho preso. Poi un acquisto che ho comprato che non è di IKEA, però era vicino all'IKEA e quindi non ho potuto resistere, mi sono letteralmente innamorata e il mio compagno me l'ha regalato, mi ha fatto il regalino, questo di qua, perché è fatto, diciamo, vintage, un po' vecchietto. E poi è il mappamondo così. Mi è piaciuto molto perché è piccolo, non è grande né troppo sgombrante né troppo piccolino, però mi è piaciuto perché voglio metterlo in quell'angolino della scrivania, così, troppo carino, mi piace. Scusate, mi piace molto, quindi non vedo l'ora di sistemarlo e metterlo a posto nella mia scrivania. E poi sempre con i colori bianchi, dorati, perché vedete, è anche le lessicine dorate, e poi questo fatto in legno che richiama il soggiorno che è fatto sul legno. Allora, iniziamo subito con le cose che ho acquistato venerdì. Allora, ho alcune cosettine. Allora, prima di tutto ho comprato questo tappetino a 1,50 euro. Questo di qui è 40 x 60 centimetri e lo vorrò mettere in cucina sotto il lavabo. Non lo so se rimanerà bene oppure in bagno, il riflesso della luce, o in bagno sotto il lavandino. Non lo so, devo vedere e sistemarlo bene. È bellino. E questo l'ho pagato 1,50 euro. Poi ho alcune cosettine che devo mettere qua su, perché sennò, oppure appoggiare questa sedia, perché sennò è un casino. Allora, questo di vetro, ho preso questa, come si chiama, una brocca credo, che mi serve per quando faccio il succo di arancia, non lo so, qualcosa altra bevita, e lo voglio disegnare. Anche questo l'ho preso, questa l'ho pagata 2 euro, credo, se 2,50 euro, 2 euro, non mi ricordo. Comunque questo, poi ho preso anche
dei bicchierini che erano in offerta. E quindi non potevo non prenderli. Non ho preso molte cose perché ovviamente sono andata solo per le cose che avevo bisogno, però poi alla fine ho acquistato. Allora vi faccio vedere le tende che ho già sistemato. Adesso ve lo faccio vedere perché li ho portati a tagliare e quindi li ho già sistemate tutti. Sono di questa di qui della linea Teresia e sono 145 cm x 57 e 300, qualcosa del genere, se non spiegate bene. Comunque sono queste e sono queste di qua che ho già sistemate nella finestra grande. Sono queste di qua a velo, diciamo, mi è piaciuto molto e li ho messi qui nel soggiorno. Poi ho acquistato questo che costava un euro per tagliare la pizza, dato che Andrea fa sempre la pizza, sempre che fa, quando fa la pizza almeno abbiamo qualcosa per tagliare. Abbiamo già uno, però dato che costava un euro ho detto perché non avere due. Poi ho acquistato questi bicchierini che costavano 1,50 euro. Questi di qui sono bicchierini per, non lo so, magari per vendersi un liquore. Sono 6 e sono piccoli piccoli, non vedo l'ora di sistemarli qui dietro dove abbiamo tutte le bottiglie di alcol. Sono questi piccoli piccoli, sono troppo carini e sono 6 e li pagate solo 1,50 euro. Poi ho preso questi coltelli, questi di qua, che ne avevo bisogno solo per tagliare la carne, visto che era, sono 22 cm, sono 4, vanno messi in lavastoviglie e pure a mano. E niente, questi di qua, 4. E poi ho visto questi bicchierini in offerta e costavano un euro, sì, 6 bicchieri per un euro, però sono mini. E io ho detto, vabbè, per caso, perché tanto quando ci sono gli ospiti ci sono i bicchieri qua più grandi, per noi quotidianamente un euro ci bastano. Sono questi di qua mini, per noi ci bastano, non è che abbiamo, e vengono 6 bicchieri a un euro. E ne ho preso 2 confezioni, così ne avevo 12 e ne ho preso 2 confezioni. E poi niente, ho preso i piatti, che adesso non me lo posso fare vedere, mi stavo dimenticando di farvelo vedere, perché ho acquistato insieme alle altre cose il set di piatti, quelli che vengono 25, e quelli bianchi, quelli che costano 25 euro, solo che adesso non vi posso far vedere perché li ho sistemati già parecchio tempo fa. E quindi mi è venuta adesso il flash. E niente, questo video è finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!